questo nuovo episodio di Segreti di Gianmarco Rottaro. In qualche vecchio video vi ho mostrato la pagina Facebook di Fede e Gian, ma nella busta solo anonima c'è in realtà un'altra cosa. E sapete che cosa? Sapete cos'altro c'era, signore e signori? Un canale YouTube. Ci sono due video su questo canale YouTube. Abbiamo mostrato i fail nello scorso video, quello in cui abbiamo visto la pagina Facebook. Ma adesso ci divertiamo con un fact time e un ci presentiamo. Quindi lasciate un like, iscrivetevi al canale, condividete il video e seguitemi su Instagram, perché stiamo per vedere delle cose che non avete sicuramente mai visto, a meno che non fate parte delle 7000 o delle 5800 persone che hanno visto questi due video. Non siete andati a cercarli da soli ed è sbagliato, perché vi devo mostrare io. Ed eccolo lì, ci presentiamo, un cancello che cigola, Halloween. Mamma, che cazzo. BoJack Horseman che fa pipì. Ciao BoJack Horseman, sei un po' imbruttito. Ah, ma non era già... Ah, io pensavo fosse Gian. Però si chiama solo... Ah, no, ah, infatti, cioè, si chiama solo Fede e Gian. Chi c'è zicco, cavallo? Sì, ragazzi, siamo Gian e Fede. Fede e Gian. Siamo Fede e Gian. E infatti, signore e signori, Fede è il primo nel nome ed è tutto lì. C'è Valespo, c'è Valerio Mazzei e poi Sespo, è tutto lì che si capiscono le cose. Che cazzo capisci? Fede e Gian, ragazzi, siamo qui in questo primo video di introduzione al canale. Esatto, questo canale si baserà su prank, scherzi, in giro per la gente. In giro per la gente! Signori, pollice in su per queste people. Per questo people? Pronto, pronto, a creare la crusca, io ho una nuova parola per voi. Pronto? Pronto? No, non la voglio una pizza. Ma chi ho chiamato? E faremo alcuni video in cui voi sarete i protagonisti. Sarete i protagonisti! Diciamo, ah, 5 anni fa. Interagirete insieme a noi e ste cazzate qua. E poi faremo il fact time. E infatti il prossimo è proprio un fact time. E potete farci delle domande o qui sotto nei commenti. Ho sempre desiderato fare un... Signori, questo è il nuovo TikTok. Poi l'altra volta era così, poi adesso è così. Imparate il balletto e poi fatelo su TikTok. Oddio, guarda, guarda quanto è bello. Sotto il video, sotto. Oppure su... E non pensate male con sto qua sotto, perché io vi conosco. Gli ask che lasceremo sempre qui sotto in descrizione. Qui sotto, qui sotto. E... niente ragazzi, speriamo che in anonimo o senza anonimo è uguale. Speriamo che il video vi sia, e sia piaciuto. E lasciate un pollicione in su, proprio qui sotto. Perché lascio 3. Anche se questo si chiama in un altro modo, non è un pollice. Quello del piede come si chiama? Non lo sa nessuno in realtà. Mi ricordo solo Mellino, che sarebbe il mignolo del piede, giusto? Vedi vintanti. Siete già in 40 e vi ringraziamo, anche se non abbiamo fatto video, siamo già in 40. Esatto. Signori, ma qui è un balletto. Allora, vi ricordo questo, poi vi ricordo questo, poi vi ricordo questo, vi ricordo questo. Poi che ha fatto più già, non lo so, ma voi lo sapete, quindi fatelo. 45, raga, 45. 45. Raga. Non so come sono successo. Insomma, raga, vi presentiamo anche... E usarono 44 account diversi. Cavallo. Vieni, cavalli, vieni. Oh, cavallo, BoJack Horseman! È la mascotte, sbrigati, vieni. Dai, BoJack Horseman! Sta arrivando, aspetta. Ehi, che lente! BoJack Horseman! Oh mio Dio, ragazzi! Mi stava per leccare. Aspetta, aspetta, insomma, raga, aspetta, ho sempre... devo fare... Fermo! Che schifo, BoJack Horseman! Nuova ship appena nata! Non ve lo dico. Insomma, raga, il video è finito, lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale e bella! Amo BoJack Horseman in questo video. Ed eccoci qui, pronti per il fuck time. Che stanno mangiando? Ma è un marshmallow! Ora fanno la Chubby Bunny Challenge! Tutti ragazzi, siamo Fede e Gian. Ciao. E siamo qui con questo primo fuck time. Bene, io direi di cominciare subito a leggere le domande. Ma subito direi. Aspetta, aspetta, aspetta. Aspettati! Abbiamo raggiunto 515 iscritti. Quindi in questo momento siamo in 500. Ci ho messo una vita io a fare 500 iscritti. Questi hanno fatto il video di presentazione e fa che già sono a 500. Secondo me c'erano dei video in mezzo. Mamma mia. 115 in più di... Quasi
quasi due giorni. Si va per i 1000 adesso. Cioè, raga, si va per. Non lo so quanti andiamo, raga, non lo so. No. Spero. Spero presto il milione. Secondo obiettivo è 1000. 1000 fans. E partiamo subito con la prima domanda. Start! Ce la fa Francesca Puzzulu. Fuck. Perché avete deciso di creare questo canale? Perché c'era un bavano. Vabbè, non si dice. Salutatemi, ciao Fe, Francesca. Perché abbiamo deciso di creare questo canale? Perché non c'è un cazzo da. Che ho detto io, moi esperto PR dei video. Che ho detto io? Ho deciso di creare sto canale. Vabbè, siamo lui. Vabbè, perché ci conosciamo da troppissimo tempo. Un po' di tempo. E io ci ho sempre avuto la passione di fare video su YouTube. E ho scoperto che anche lui ce l'aveva. Stessa cosa. Troppo tempo. E poi ha iniziato a fare TikTok. E ha smesso di fare YouTube. E appunto gli YouTuber che seguivamo erano uguali. Stesse cose in comune. Quindi abbiamo deciso di fare anche noi questa cosa. Regalo. Perché ci abbiamo volo, ci divertimo troppo, ci piace, ci piace. E poi ha funzionato, tratto da una storia vera. Ci piace. Cioè, pure senti che voi ci dite che c'è, cioè, che vi piacciono i video, cioè. Ci piacciono i video. La seconda domanda ce la fa Chiara Calzano. Ah, vediamo quanti video facevano. Quanto farete video? Allora, raga, questa è una domanda che ci avete fatto in tanti. Ci sono pure noi. Tantissimo. Allora, i video sicuri usciranno mercoledì e venerdì alle 15. C'erano due video a settimana, sono rimasti due sul canale. Se succederà qualcosa, che magari non riusciamo a editarli per problemi tecnici, queste cose qua, come l'ultima volta, infatti. Che è saltato in aria Nettuno e quindi abbiamo dovuto non editare. Abbiamo pubblicato alle 9 di sera, venerdì sempre. E usciranno magari lunedì. E se escono regolarmente il mercoledì e il venerdì, cerchiamo il lunedì di creare magari un vlog o un fact time, però non sempre. E passiamo alla terza domanda. Il vostro sogno è più grande, mi salutate, sono Manuela. Manuela Versano, cioè. Hai detto sono Nuela, pensavo tornasse carote. Allora, il mio sogno più grande sinceramente è quello di crescere insieme a voi, magari davanti, cioè a un raduno, siamo un raduno tutti quanti. Raga, insieme. Stessa cosa. Gian c'è, Federico c'è, un Simo Persi per strada. Fede? Federico? Federico? Ora si scopre che è famoso pure lui e faccio una figura del cacchio. Sì, cioè, non potete immaginare. Cioè, qualcosa di stupendo, anche perché siamo tutti insieme, capito? Tutti una famiglia. E ora passiamo alla quarta domanda. Allora, la quarta domanda ce la fa Gaston Bartolini. Answer time, raccontate la vostra più grande paura. Perché avete terrore di quella paura? Iniziate. Io ho paura di Tancredi. La tua più grande paura? Le vespe e le api, raga. Sono una cosa bella. Fede, ti adoro, basta, sono il tuo fan numero uno. Io scappo, raga. Io comincio a piantare come una cosa incredibile, via e coro. A me la paura più grande, raga, c'è sta tipo l'altezza, sicuro l'altezza sempre. Che però, per esempio, se ci stanno qualche sporgenza, per esempio, fate finta una cosa così, un balcone senza ringhiera, no? E tipo, sta là, cioè, la paura proprio che se caschi sei morto perché muori. Quindi, cioè, boh. Immaginatelo su una mongolfiera. Porco disse, raga, penso che non ci. Signori, portate tutti Gianmarco Rottaro su una mongolfiera, adesso. Passiamo alla quinta domanda. Che ce la fa? Sara Maglione. Allora, quanti anni avete? Maglione, ce la fa. Ok, lascia Bibanni! È lì! Quanti anni avete? 69. 96. Io no. No, dai, scherzavo, dai, ce l'avevamo io 16. Quasi 16. Quasi 16, vabbè. Quasi 10 anni! 18. 16 anni! Poi, provate a fare anche la Dialect Challenge o la Chubby Bunny Challenge? No. Come no? Ah! Oh, ma come fate a indovinare che c'è la Chubby Bunny? Io voglio un milione di like! Cazzo, mortacci tua! E dopo esserci attrezzati, dobbiamo anche mangiare un po'. Dobbiamo fare sfida. Chubby Bunny. Partiamo. Ragazzi, io sbraccio. Sei pronto? Io sono sbraccio. Sbraccio. Chubby Bunny. Un Chubby Bunny. E uno è facile! E due è facile! Due Chubby Bunny. Due Chubby Bunny. E tre è facile! Che già sta mettendo chi? Tre Chubby Bunny! Tarantella! Ma non si possono mangiare? Quattro Chubby Bunny! Quattro Chubby Bunny!
Che poi ma capito perché si chiama Chubby Bunny. Ma la volete una Chubby Bunny? Fatemelo sapere nei commenti. Ma che sta a succedere? È andato sbrattato. Raga, che schifo. C'ha detto! Qual è il record mondiale? Mi è rimasta della roba bianca in bocca. E la sento. Aspetta. Che schifo. YouTube è family friendly. Passiamo alla sesta domanda. Ce la fa Ludovica De Giovanni. Che ci chiede? Che ci chiede? Vi prego, fate più là una kissing prank. Ciao ragazzi, allora, ciao Ludovica. Ciao Ludovica. E sì, più là sicuramente sì, faremo molti prank, ragazzi. Molti prank. A Roma soprattutto, a Roma. Quindi se ci siete ci incontrate. Se siete di Roma, scappati, pericoloso qua. Raga, banana. La faremo. Banana. Passiamo alla settima domanda. Esatto. Oh, oggi è Cosman. Ma che cazzo, ragazzi? Fidanzati? No. C'è qualcuno che ti piace? No. No. Che schifo le donne. No. Stiamo scherzando, sì. Ciao, no. Ciao, Elo. L'ultima domanda ce la fa Lucia Scaperrotta, che ci dice: questo è interessante. Mi piacciono i tatuaggi? Quale tatuaggio vorresti farvi? Mi salutate? E infatti, perché in questi video Gianmarco Rottaro è bel pulito. È vero, non l'avevo detta questa cosa. E... allora, innanzitutto ciao. Ciao Lucia. Ciao Lucia. Comincio a me piacciono i tatuaggi, a te mi piacciono poco. E si vedrà. E ne vorrei fare delle scritte qui sulle dita. Dita qua. E una croce. Però la croce non ne sono sicuro, ma su lui non c'è niente. Te miei non vogliono. A me la cosa è la stessa, cioè i tatuaggi mi piacciono in sé per sé, però comunque non penso che mi farò, cioè perché pure io ne sono contro e tutte queste cose qua, quindi forse però 18 anni, mi piacciono anni, rispondiamo al mi piacciono, non vorrei farmeli, perché se rispondo che vorrei farmeli mi sì. Quindi non so fischiare. Piacciono i tatuaggi. Rimani in città. Okay, e allora ragazzi, il video è finito. Spolliciate se vi è piaciuto. Anche ad iscrivervi al canale, appunto. E... ricordate il balletto di Gianmarco Rottaro. E noi anche siamo arrivati alla fine di questo video, forse. Commentate qui sotto con altre domande. Per il prossimo Answer Time uguale. Vi ricordiamo di condividerlo e noi ci vediamo al prossimo video. I fail. Fate più lana che si imprang. Ciao ragazzi. Ciao Ludovica. Prang. Aspetta, che domanda stavamo? Prossimi fact time, le domande. Notaio, che domanda è? Sotto al last fact time. Last. All'last, all'ultimo fact time. È dislesso. Ho detto all'ultimo. Last tag. Che palle. No, last time. Cioè l'ultimo. L'ultimo video. Cosa last vuol dire ultimo in inglese? Questo è il modo migliore per tirarsi fuori dalle situazioni, fare gli acculturati. Quando abbiamo detto mi salutare non abbiamo mai salutato nessuno. Come no? E quindi ragazzi, eccoci arrivati alla fine per il momento dei segreti di Gianmarco Rottaro. Potremmo trovare qualcos'altro nell'internet? Chissà, forse sì o forse no. Comunque voglio lasciarvi un like, di seguirmi qui su YouTube, di condividere il video, di seguirmi su Instagram e noi ci vediamo ad un prossimo video in cui si fanno cose stupide. Arrivederci!